A Videotalk con grandissimo piacere abbiamo con noi Meissa. Ciao, benvenuta. Ciao, grazie a te per avermi invitato. Ciao. È un piacere perché, come sempre, quando si parla di musica sono a mio agio e di conseguenza sono felice di poter raccontare il tuo singolo, ma non solo, anche il tuo album. Andiamo per ordine. Prima parliamo del singolo attuale. Allora, sì, da qualche giorno è uscito questo singolo, Se fa giorno, un singolo estivo, fresco, il videoclip è stato girato in riva al mare ed è stato pubblicato in anteprima su TGcom 24 Mediaset. Per me e per tutto lo staff che lavora con me questa è una grande sorpresa. E abbiamo pensato a questo primo singolo dell'album perché, appunto, come dicevo prima, è quello più fresco, è quello che si avvicina di più ad essere una hit estiva, no? Un reggaeton, quindi sai, da ballare, te lo senti in macchina mentre vai al mare o la sera quando ti stai per preparare perché devi andare ad una festa. Quindi abbiamo pensato, diciamo, a questo primo pezzo come, diciamo così, lancio di questo album, Rosso non è. È quello che inevitabilmente quando sei in auto ti fa muovere la testa, no? Quasi esatto, un gesto che arriva spontaneo senza pensarci. Sì, che magari quello dietro ti dice: ma dai, muoviti perché è scattato il verde. Non muovere solo la testa, muoviti assolutamente anche con l'auto. Vero, vero. E non so qual è il tuo nome, ma respiro già questo odore. Se fa giorno, chiamo amore. Come on, come on. Yeah. Reggaeton è un'equazione ormai quasi indissolubile rispetto al reggaeton uguale estate, no? Esatto. Sì, perché l'estate, secondo me, è quella stagione dove hai più bisogno di spensieratezza, di freschezza, di allegria. Quindi si pensa sempre a dei brani anche leggeri, anche, sai, dopo il periodo che abbiamo vissuto, ci vuole un po' di pezzi che ti fanno rilassare un po', no? E ti aiutano a buttare via un po' di tensione. Esatto, che abbiamo. Se poi arriva in un periodo dove di tensione ne abbiamo accumulate e ancora non l'abbiamo smaltita, quindi ben venga tutto questo. Esatto. La domanda mi sorge spontanea, quindi di che colore è? Se fa giorno? No, rosso, visto che rosso non è, l'album di che colore è? Hai visto? Bravo, che... Paolo, mi hai fatto una domanda particolare. Perché allora, mi ha incuriosito, dico vabbè, mi ha dato un'indicazione, però i colori sono diversi. E quindi allora, quale sarà? Allora, intanto se ascolti il brano Rosso non è, che poi dà il nome all'album, ti accorgerai che non è giallo, non è rosa, non è rosso, non è bianco, ma è amaranto. Vabbè, wow. Questa è una cosa simpatica. Quindi in realtà Rosso non è, sta a significare appunto che questo disco non parla solo di passione, non racconta solo storie d'amore, storie rosse. Rosso per me è sinonimo di amore, di passione, ma parla di tante tematiche. Nel brano Rosso non è si ironizza un po'. Infatti si pensa al bianco pensando all'abito da sposa, quindi assolutamente io non mi vedo in questo bianco abito da sposa, non mi vedo in una storia d'amore rossa passionale, non mi vedo nemmeno rosa perché il rosa mi sa di, sai, di troppo mieloso, troppo confettosa, e non mi vedo nemmeno in giallo come la signora in giallo, ma mi vedo in questo rosso particolare che poi non è rosso, è amaranto. Beh, a questo proposito, tu hai, malgrado è difficile crederci perché non si capisce come si riesca ad essere già sui palchi con il passeggino, ma hai 10 anni di carriera alle spalle, tu notoriamente eri più, diciamo,
concentrata sul mondo affettivo, non so, sull'amore. Invece questo album ti ha portato anche a toccare tematiche diverse, no? Sì. Quando si inizia a scrivere, io credo sia un po' così per la maggior parte degli artisti, inizi a scrivere quando hai la prima, no, delusione d'amore, inizi a buttare giù le idee, sei arrabbiato oppure comunque finisce una storia d'amore particolare, allora inizi a scrivere, no? Inizi a mettere proprio su carta quelle che sono le tue emozioni, vai a ricercare le parole, quelle più complesse, quelle più particolari, quelle che più si avvicinano alle tue emozioni. Poi cresci e piano piano ti accorgi che le tematiche da trattare nella musica sono tantissime, sono diverse. Allora inizia anche da questo punto di vista a maturare un linguaggio nuovo. E infatti in questo album si trattano tematiche soprattutto legate all'universo femminile, sarà che insomma sono scritti anche da due donne, da me e in parte anche da una, De Rosa, però parlano più che altro del rapporto che una donna ha con se stessa, quindi un rapporto che ha con il proprio corpo. C'è un brano per esempio, Non mangio più, che parla di questo. Poi c'è un brano, Dritto al cuore, che è anche un altro pezzo molto fresco, molto estivo, invece che ironizza, no? Questa donna che fa molta ironia su se stessa, un po' nello stile Bridget Jones, non so, okay, se hai visto, certo, il film, no? Ok, quello stile là. E poi ci sono invece testi che parlano di una ribellione sociale, no? Dello stancarsi di questa società, della monotonia, dell'abitudine. Diciamo che è un disco molto molto vario, ecco perché non è rosso. Non è solo rosso, non perché solo... poi c'è. Non è solo rosso, perché ci sono testi anche che parlano d'amore, assolutamente. Stai nel cuore, per esempio, un brano che parla di una storia d'amore. Direi finita, perché in genere si parla sempre delle storie d'amore finite, io non lo so perché. Quella è l'ispirazione, perché la sofferenza poi porta alla creatività, no? Perché gli artisti dobbiamo soffrire sempre? Questa è la famosa domanda che si fa, artista da soffrire. È vero. Quindi in quel brano lì possiamo dire che sei ritornata al primo amore, nel senso che parlando sempre, esatto, di amore, sì, è un percorso che ti ha riportato lì. Indietro. Adesso immagino che questa produzione avrebbe naturalmente visto l'evoluzione live, che invece deve ancora essere frenata per il momento, no? Ahimè, sì. Credo che per un artista il sogno più grande sia arrivato a un certo punto, stare là su quel palco e poter fare i propri pezzi insieme anche sicuramente a quelle cover che sono più vicine al tuo stile musicale, alla tua emotività artistica. E invece quest'anno dobbiamo rinunciarci, purtroppo, e per noi è, penso per tutti gli artisti, per tutti i musicisti, è davvero una come momento dire, di grande una sofferenza, di difficoltà, esatto, doppia in tutti i sensi. Come on. Yeah. E non so qual è il tuo nome, ma respiro già questo odore. Se fa giorno, l'album ha 11 brani, 10 inediti e una cover. Come è stata scelta? Questa cover è stata scelta, Shape of My Heart, lo dico per chi non conosce, sicuramente molti non conosceranno ancora questo mio album, è stata scelta in sintonia con un mio amico musicista, Silvio Ariotta, che vorrei citare anche qui in questa intervista, perché è un grande musicista, un grande bassista, che mi ha dato questa idea, perché lui è un amante dei Police, di Sting, e devo dire che questa cover è stata inserita alla fine, è stata
stato l'ultimo pezzo che abbiamo inserito nell'album, che abbiamo realizzato in questo periodo famoso di lockdown, in questa famosa quarantena. Ci sentivamo per telefono un po' per consolarci, un po' per confrontarci, sai, su tanti aspetti, no, che noi musicisti abbiamo vissuto, da quello più drammatico, diciamo così, economico, a quello anche emotivo. E poi è nata l'idea di fare questo brano. Inizialmente pensavamo ad una cover solo basso e voce, un qualcosa di particolare. E poi invece, insomma, ci siamo uniti con Antonio e poi è venuta fuori l'idea di metterla nel disco, perché le sonorità si avvicinavano a quelle del mio disco, siccome c'era in programma di far uscire il disco. E allora poi abbiamo inserito questo brano, che è un brano storico, e lì abbiamo anche azzardato, perché questo è un pezzo che la maggior parte della gente ha nel cuore, e quindi, sai, fare una cover così importante è un azzardo. Però io l'ho fatto perché, sai, quando hai dei musicisti dietro di te con una certa importanza, o comunque dei musicisti dei quali ti fidi molto, allora sei anche in grado di osare. Come no? Sì. Insomma, noi abbiamo, se non altro, il piacere di condividere questo clima estivo con il tuo singolo, e naturalmente un'attenzione anche per questo tuo nuovo album intitolato Rosso Non È. E io, come sempre dico in questi appuntamenti virtuali che abbiamo con le interviste, speriamo di ritrovarci al più presto vis-à-vis, così continuiamo il percorso a raccontare della tua musica. Bene, io mi sono trovata benissimo con te, non lo dico perché siamo qua in diretta, ma perché mi piace confrontarmi sui miei progetti, sulle mie cose, soprattutto con chi questo lavoro lo fa da tanto tempo. Non tantissimo, perché sei giovanissimo anche tu, però da qualche... Lo si vede, non è che dobbiamo... Oh, mi ero persa. No, si è emozionato su questa bugia tremenda, anche l'immagine ha voluto... No. Ci sono, ecco. Non era una bugia. Figurati che era talmente clamorosa che l'immagine si è rifiutata di andare in onda. No, dai. Bellissimo. No, non è vero. Questa gag dovremmo tenerla per le prossime. Sì. È venuta benissimo. Sembrava fatta apposta, esatto. Sembrava fatta apposta. E visto che ci diciamo le cose senza filtri, ricordati poi di mandarmi l'IBAN per la cifra che ti avevo promesso in virtù delle parole che hai detto. Lo faccio subito, anche perché la cifra è bella, quindi non vorrei perderla in questo periodo anche di crisi economica. Meraviglioso, è stato davvero un grande piacere, Misa. Ti mando è stato un piacere anche per abbraccio me. E un bacio virtuale. Grazie. Alla prossima, ciao. Se fa giorno, ti chiamo amore.